E salve a tutti, gente, qua GK che parla e oggi sono qui con un altro episodio di Earthbound. Nella scorsa puntata siamo arrivati nel passato di per sé con una macchina del tempo e abbiamo affrontato un sacco di nemici abbastanza bastinchi per arrivare qui a quello che di per sé dovrebbe essere l'entrata finale per la caverna. E questo qua infatti potrebbe essere l'ultimo episodio. Vediamo come va. Nemmeno io ho idea. Qui non dovrebbero esserci nemici. Ok, eccoci. Ness, sei sorpreso di vedermi? Sono io, Pochi. Io sto sempre dalla parte del più forte. Ecco chi è Pochi. Voi altri siete davvero patetici. Il pomo della conoscenza ha già fatto la sua predizione. Ma io non permetterò che si compia. Voi verrete distrutti da Gygas. Gygas sarà la più forte entità mai esistita nell'universo. In che modo? Semplice, grazie a me. Gygas è la mia guida, lui mi ha condotto fin qui. Il pomo della conoscenza non poteva prevederlo. Padron Gygas, no, Gygas è molto più di una semplice entità malvagia. Lui è diventato l'incarnazione del male stesso e non può più essere controllato. Lui è il male assoluto. Gygas e il suo compare attacca. Bene, allora, sono pressoché due nemici. Va a fasi. Prima fase. Gygas è invincibile, ma Mister Pochi Corazzato lo è invece, può essere colpito. Prima fase, infatti, bisogna sbarazzarsi di lui. Ok. Ness, sinceramente, è quello che devo usare meno punti PP perché non c'ho modo di ristorarli. Non volevo tornare indietro per poi usarli di nuovo. Quindi attacca. E contro lui si usa gelo, perché apparentemente è meglio il gelo contro di lui. Effettivamente, anzi, con Anna. Paola si va di forte adesso. Bottiglia razzo. E Pooh, quello che deve fare lui. Diciamo che questa battaglia tutti hanno un buono scopo. Apparentemente è debole a Mister Coso. Sorry. Credo di dover essere altrettanto alfa. Nella prima fase solamente Pochi è tipo debole a questo Brain Shock. Non è per forza funzionale, però può funzionare. Può lanciare Brain Shock alfa. Pochi Corazzato si sente strano. Gygas lancia giochi alfa. Potevo fare scudo effettivamente, sono un po' stupido. Non ha effetto su Pooh, grazie. Pochi Corazzato si sta comportando in maniera strana. Pochi Corazzato lancia gas puzzolente. L'attacco di Ness scende di 15. Di Paola di 10. Jeff 11. Pooh 8. Se non sbaglio, però, gli oggetti che usa Jeff non sono influenzati dall'attacco, vero? Normale. Giusto? Il corpo di Pochi Corazzato si è solidificato. Oh, ottimo. Ok. Niente male. Ritorna normale. Ritorna normale nel senso che si può muovere. O insomma, lo stato di brain shock c'è ancora o no? Ok,
non consigliano di fare scudi, quindi boh. Vogliamo sbarazzarci apparentemente di lui. Gygax lancia giochia. Non è troppo doloroso questo, non possiamo ancora resisterlo se non succede qualcosa di strano. Paola l'ha evitato, se non sbaglio. Ok, questo era molto comodo. Pochi corazzato se siete strano, bene. Ora capisco perché venite considerati degli eroi. Bene, ma non siete ancora infinitamente deboli in confronto a Gygax. Dovreste sentirvi piuttosto stupidi per aver deciso di combattere senza nemmeno conoscere il vero aspetto di Gygax. Se voi aveste mai visto, sareste rimasti interpelliti dalla paura e non sareste stati in grado di fuggire via. Okay. Ecco quanto è spaventoso il suo vero aspetto. Allora, volete che spenga la macchina del male? Bene, preparatevi a rimanere scioccati. Allora, non è terrificante? Perfino io sono atterrito. Gygax non può più ragionare razionalmente e non è nemmeno capace di capire le conseguenze delle sue azioni. La sua stessa mente è stata distrutta dal suo incredibile potere. È un idiota onnipotente. Eh? Ok. Già, ecco che cosa è diventato. E tu sarai solo un'altra portata del suo pasto. Seconda fase. Jeff spara la bottiglia. Oh. Non effetto su Gygax. Beh, quello era uno spreco. Va bene, siamo alla fase 2 adesso. Anche Gygax è debole a Brain Shock, quindi quello lo devo usare. Usa diversi attacchi, credo che questo ci vorremmo curare. Ok, semplicemente attaccare qua. Però qui direi che per l'appunto sto turno lo usiamo un po' come cura. Non so cosa posso usare con Paola. Posso fare uno scudo? Perché apparentemente Gygax ha dei diversi attacchi che sono tutti dei PSI qualcosa e potrei usare questo. Ora, per l'appunto, abbiamo visto che le bottiglie razzo non funzionano su di lui, ma il bazooka pesante funziona. È la cosa migliore che può fare. E lui Brain Shock. Gygax si sente strano. Non so se ho fatto bene mettere lo scudo, nessuno ha detto di farlo, però. Ok. Duecentosettantasette danni.
Bene, ora facciamo un po' di danno. C'è un attacco che mi chiedi di usare che non riesco a riconoscere. O è lampo e giochi, però. Se uso questo sarò un po' senza. Ok, non ho visto nessun messaggio che ha detto Gaiga si è tornato normale, quindi va bene. Pu è l'unico che posso curare bene con i TP, quindi non mi preoccupo. Gaiga si sta comportando in maniera strana. Ness, non puoi comprendere la vera forma dell'attacco. Mi sa che si è attaccata solo per Brain Shock. Ok. Mi stanno di buoni attacchi questi, no? Starstorm sembra il top. Oh! Ormai al vostro speranza deve essere quasi giunta al limite. In questa strana dimensione, voi quattro siete solo... che com... Siete soli che combattono per il trionfo della giustizia. E allo stesso tempo siete qui davanti a me in attesa di essere carbonizzati insieme a tutto il resto dell'universo. Com'è triste, posso soltanto aiutarvi a piangere. Sapete, adesso il mio cuore batte a mille. Sto assistendo ad un'esperienza unica, il terrore assoluto. Volete urlare chiedendo aiuto in questa oscurità? Perché non chiami la tua mammina, Ness? Di mammina, papino! Sono tanto spaventato, temo proprio che bagnerò i miei pantaloni. Sa bene che avete dei poteri telepatici, però chiamate aiuto, perciò chiamate aiuto. Voi deboli e patetici eroi, dalle cosiddetta giustizia. Nessuno verrà ad aiutarvi. Ma non temete, le vostre sofferenze stanno per finire. Terza fase. Bene. Terza fase, dopo che compare pochi, inizia la terza fase. Nella terza fase Gygax è pressoché ritornato invincibile. E la cosa è un po' scriptata adesso. Paola è a quella che ha la soluzione. Quindi ora gli altri sono solo di sostegno, quindi Nest usa tra i tuoi oggetti il cervello fritto e usa lo suo Pu. Paola, prega. Jeff, non puoi pressoché fare niente. Non credo nulla di questo ci aiuta, va bene. Possiamo spiare giusto per vedere che con la sua descrizione. E lui è debole di nuovo a coso, quindi lancia Brain Shock. Non ha mai fallito finora e probabilmente sarà la prima volta che lo fa. Ok, no. Si sta comportando in maniera strana. Amici? Non puoi comprendere la vera forma dell'attacco di Gygax. Non ha effetto su Ness. Né su Paola. Né su Jeff. Pu non riesce a smettere di piangere. Il suo attacco l'ha fatto almeno. Paola prega con tutto il suo cuore. Vi prego, dateci la forza. Se possibile, vi prego. Qualcuno, ci aiuti!
Tutti, Mr. Sutton, sentono nascere un nuovo sentimento che non avevano mai provato. Prima ed iniziano a pregare per salvare per la salvezza di Ness. Le difese di Gygax diventano instabili. Ness prende il cervello fritto e boom, lo mangia. Ok. Caratteristiche di Gygax: attacco 255, difesa 127, vulnerabilità brain shock. Ok, questo è. Speravo tipo in una descrizione che c'entrava qualcosa con lui, però vabbè. Tecnicamente Gygax è lo stesso dello scorso gioco, solo che stavolta è ritornato. E sapendo la storia precedente di Gygax è interessante. Ok. Adesso si continua. Paola deve continuare a pregare per un po' di turni. Ciò che dobbiamo fare è tenerla in vita. Quello status posso curarlo, no? In beta? Basta? Spero di sì. Con lei è uno status che è tipo a inizio gioco, credo che basti. Prega. Se si cura, quello che mi piacerebbe fare. Sicurezza. Sono stato triste, Ness. Ah. Sta indietro. Non puoi comprendere la vera forma dell'attacco di Gygax. Ok. 199. Sì. Non, per fortuna. No, 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 no. Uff. Ok, siamo in una situazione. Ok, va bene, almeno era una cosa di un turno. Avevo paura che era tipo diamantizzato. Uff. Ora abbiamo uno scudo. Sarà quello che dovrà curare, è l'unico veloce. Però per sicurezza lo faccio anche con lui. Lei deve sopravvivere. Fa male, fa male. Amici? Io mi sento bene. Non puoi comprendere la vera formulata con i Gygax. Non effetto su Ness, non effetto su Paola, benissimo. Ok. Paola prega con tutto il cuore. Vi prego, dateci la forza. Chiunque ci stia sentendo, aiutateci. Improvvisamente, uno dei Runaway Five sente qualcosa che lo costringe a fermarsi e prega con devozione per la salvezza di Ness e dei suoi amici. ...52 di danno a Gygax. Jeff si mette in guardia, ok. Va bene. Quello che appunto non ho idea di che cavolo sia. Provo a fare cura.
Ho quasi finito, eh. No, non c'è proprio nulla che posso fare. Ora, se sta fermo, imita o PSI. Quindi non posso attaccare e basta. Ok, va bene. Quello che voglio fare è Brain Shock. Vai. Geyser si sente strano. Geyser si comporta in maniera strana. Stai indietro. Non puoi comprendere la forma di attacco. 95 di danno a Gygax. Ok, si è fatto male da solo. Non ha colpito nessuno. Bene. Paola, prego tutto il cuore. Vi prego, dateci forza. Che questa preghiera possa arrivare a tutti i popoli della Terra. Il padre di Paola immagina all'improvviso di udire la voce di sua figlia e prega con tutto il cuore per la salvezza di Paola e dei suoi amici. Centuno di Dine Gagas. Vabbè, se tanto l'unica cosa è che non può attaccare, sai com'è. Non so quanto uno scudo possa essere d'aiuto. Però se può. Prega. Prenditi. PSI. Io continuo a usarlo. Brain Shock. Poi lancia Brain Shock Alpha. Non è effetto su Gygax. Probabilmente perché c'è effetto. Ness, io sono felice. Stai indietro. Paola prega con tutto il cuore. Vi prego, dateci la forza. Chiunque ci stia sentendo, aiutateci. Improvvisamente, Tony si sente in ansia per Jeff e prega con tutto il cuore per la salvezza di Jeff e dei suoi amici. Centonovantadue danni ai Gygax. Scudo beta, non so se può essere aiuto o no. Diventa più forte, quindi sì, direi abbastanza. Giusto per, dato che ce l'hai. No. Oggetti, non era quello che volevo usare. La carta di credito, certo. Cervello fritto. Vai, compu. Prega. Difenditi. Tu per sicurezza fallo, tanto ce l'hai. PSI. Stai indietro. Ness. Poi lancia Brain Shock Alpha. Non ha effetto, vabbè. Paola prega con tutto il suo cuore. Vi prego, dateci la forza. Chiunque ci stia sentendo, aiutateci.
Una ragazza di Dalan si sveglia dopo aver sognato la morte del principe Pooh ed inizia a pregare per la salvezza di Pooh e dei suoi amici. ...365 danni a Gygax. Ok. Continua a difenderti. Prega. Gaza si sta comportando in maniera strana. Io sono felice. Ness! Fa male, Ness! Non puoi comprendere la vera forma dell'attacco di Gygax. E ha colpito Jeff e... Ok. Si sopravvive con questo. Vi prego, dateci la forza. Chiunque ci stia sentendo, vi supplichiamo. Improvvisamente Frank si ricorda il volto sprezzante di Ness ed inizia a pregare per la salvezza di Ness e dei suoi amici. ...765 danni a Gygax. Ness si mette profesa, ok, va bene. Piccola cura giusto perché... vabbè, non c'è bisogno di fare quello. Vabbè, fai un beta su Jeff, così non ci crepa. Prega, difenditi. Non mi stancherò mai di farlo. Vai. Gygax si sta comportando in maniera strana. Ness! Io sono felice. Amici. Non puoi comprendere la vera forma dell'attacco di Gygax. È quello a cui fa male a tanti. Oh no! E questo è uno dei turni persi. C'è qualcuno che non si solidifica? Dannazione. Turno perso. Beh, ora sì che la cura la facciamo. Prega, difenditi. Ho fatto difenditi, vero? Sì. Chi sai? Guys, si sta comportando in maniera strana. Non così, non così, non così. Ness! Amici, per favore non fa lo stesso attacco. Non puoi comprendere la vera forma. Paola. Lasciami in pace, Paola. Ah, si è fatto male da solo, perfetto. Stiamo rischiando un sacco con Paola. Paola prega con tutto il suo cuore. Vi prego, dateci la forza, che questa preghiera possa arrivare a tutti i popoli della terra.
Improvvisamente la mamma di Ness si sente terribilmente a disagio. È iniziata a pregare per la salvezza di suo figlio e dei suoi amici. ...1341 punti vita di danno a Gygax. Jeff si mette a fare cosa? Ok, va bene. Beh, sembra essere cambiato, ma tecnicamente bisogna continuare ad andare avanti. Prega. Non so se lui ce l'ha ancora, quindi... Guys si sta comportando in maniera strana. Fa male Ness! Ness! Sono felice! Non puoi comprendere la forma dell'attacco di Gygax, lasciami stare Powell e va tutto bene. Bene, perfetto. Tranquillo, quell'attacco non lo uso nemmeno io. Perché fa sempre schifo e manca a tutti. Non ha effetto su Gygax, va bene. Sicurezza. Paola, prego tutto il cuore. Non riesco a pensare a nessun altro. Qualunque, chiunque, vi prego aiutateci. La preghiera di Paola si perde nell'oscurità. Oh. What? Credo di doverlo continuare a fare. Questo sì che confonde. L'abbiamo fatto 7 volte almeno, tipo. Ancora scudo in caso succedesse qualcosa. Gaz sta comprando in maniera strana. Fa male, Ness. Io mi sento bene. Ness. Non puoi comprendere la vera forma d'attacco di Gygax. Eh? Ok. Il corpo di Pau. Oh, questo attacco qui perché gliel'avete dato? È solo un perditempo. Solo un per di tempo sto attacco. Prega. Potrei usare un utilizzatore per trovare cosa Puma, non serve. Gygax sta comportando in maniera strana. Io mi sento bene. Amici. Ness. Non puoi comprendere la vera forma d'attacco di Gygax. Ok. Prego tutto il cuore. Qualcuno riesce a sentirmi? Vi prego, dateci la forza. Paolo e i suoi amici si toccano il cuore di prega per loro, anche se non li hai mai incontrati in tutta la tua vita. Ok, qualcosa sta accadendo però. 3000 succede di danno a Gygax. Continua a pregare. Ok, 7500. Continua a pregare. ...12.000 di danno. Jack, continua a pregare. Ah. 25.000 di danno. Thank you.
Ness, adesso io, beh, sembra che dovrò fuggire via ancora una volta. Ma forse dovrò soltanto andare in un'altra era per sconfiggere un nuovo... per escogitare un nuovo piano. Scommetto che ci rivedremo ancora. Ok, continuerò a tenerti d'occhio. Allora, chi tra noi due pensi che sia il vero figo? La guerra contro Gygax è terminata. Il nostro viaggio insieme termina qui. Io devo tornare ad Alam e usare questa esperienza per il bene del mio paese. Ness, Paola, Jeff, lasciate che vi mostri un ultimo potere prima che io vada. L'ho appreso da piccolo. PSI, addio, via. Un giorno ci rincontreremo. Paola, Ness, è stato bello stare con voi ragazzi, proprio tanto. Sono contento di aver potuto sperimentare alcune teorie che ho studiato con tanto impegno. È stato eccezionale. Se dico, forse, beh, se un giorno vi dovessi spostare, forse potrei aggiustare per voi qualche apparecchiatura elettronica che si dovesse rompere. Io resterò qui ancora un po' di tempo per imparare qualcosa di nuovo da Dottor Andrus. Vuoi dire, dal mio papà. Quindi è arrivato il momento di salutarvi per ora, amici miei. Ness, vuoi accompagnarmi fino a casa?
Voi tutti mi mancherete, ma è giunto il momento di tornare a essere una bambina normale. Beh, ora devo andare. Lettera dei bambini. Nessa prende l'oggetto. Lettera della mamma. Lettera di Tony. Effettivamente, quest'ultima lettera. Ah, Ness, l'hai già letta. Quel Tony ha un cuore d'oro. Il mazza leggendaria è un oggetto che può essere equipaggiato. What? Ehi. Ma... Ness beve il brodo di cra... Queste lettere hanno qualcosa di strano, ma ok. Vabbè. Ora possiamo usare il teletrasporto beta. Tu devi eri Toston o... Eri Toston, se non sbaglio. Ora, tecnicamente potete teletrasportarvi in ogni parte del mondo, del gioco, e tutti avranno una frase del tipo: ah, complimenti, avete fatto questo, grazie. E adesso non ci sono più nemici in giro. Sono tutti a quel paese. Di per sé, tecnicamente la storia è che se ci sono nemici nei paraggi, se tutti si comportavano in maniera strana, era per colpa di Gygax. È bello che questo gioco, quando all'inizio era uscito, nessuno poteva sapere chi cavolo era davvero Gygax. Era tutto nella prima storia. La regina Mary che l'ha cresciuto come un figlio. Ness, grazie per avermi accompagnata a casa. C'era una cosa che ti volevo dire, ma me la sono dimenticata. Sono sicuro che mi tornerà in mente la prossima volta che ci vedremo. Beh, credo che questo sia tutto. Ciao ciao. Oh, arrivederci. Ci si vede. Ciao. Bene. Tutto sembra quasi puntare al fatto che nel terzo gioco ci saranno ancora loro, però non proprio. Andiamo, qua c'è più spazio. Ora effettivamente per finire il gioco l'unica cosa che c'è da fare è ritornare a casa. Gli altri cani non hanno ancora capito, ma io so che voi avete salvato il mondo. Wow, sei diventato molto forte, ragazzo mio. Vorrei davvero ascoltare tutte le tue avventure, ma non voglio essere troppo pressante. Ora che sei appena ritornato, dopo aver parlato con tutte le persone che hai incontrato nelle tue avventure, torna pure qui a casa. Il fotografo ti farà vedere il suo album. Non vedo l'ora di sfogliarlo con te. Oh. Pronto? È la casa di Ness? C'è Ness? Ah, tu sei Ness, giusto?
Sono io, l'uomo d'affari. Ti ricordi di me? Ero nell'oscurità abissale. Non ho ancora ricevuto i soldi che ti ho prestato, ma oggi è il tuo giorno fortunato. Ho incontrato tuo padre e hai estinto il debito al posto tuo. Voleva solo fartelo sapere. Ora devo scappare. Affari, affari. Slan. Va bene. Sì, tecnicamente ti dice, ah, voi sei sicuri di andare, così finisce. Hai finito tutto quello che volevi fare? Sì. Ok, ora puoi condividere con me le tue incredibili esperienze. Sei stato bravissimo. Thank you.
Beh, che dire, gioco finito. Mi ha fatto piacere giocarlo, è durato molto di più di sicuro del primo gioco e molti direbbero che effettivamente innanzitutto sta ripartendo, ok. Il secondo gioco sembra molto una ricostruzione del primo fatto meglio, perché la storia sembra simile. Ma comunque, buondì. Che succede? Pronto, sono tuo papà. Ed è molto tempo che sei in giro. Forse non sarebbe meglio fare. What the f. Anche qui, davvero. Tu sei famoso per rompere le scatole nei momenti giusti. È l'inizio del gioco questo? Se è l'inizio del gioco, no, credo di no. È arrivata una lettera da mio fratello, Pochi. È indirizzata a Ness. Non c'è nessun francobollo. E a quest'ora il postino non passa mai. Comunque, eccola qui. C'è scritto: prova a prendermi, perdente. Questa volta ti sconfiggerò. Chissà dove si trova in questo momento. Bene, questo non mi aspettavo. Fine. Chi lo sa? Ma comunque, qui abbiamo finito. Il gioco secondo me era stato molto bello. Sì, era un po' lento all'inizio, ma si praticava poi pian piano. La strada da fare era molto a caso, quindi senza una guida, col cavolo che sarei riuscito a fare molte dei puzzle richiesti. Nessuno di questi era sensato, ma ok. Ma comunque non abbiamo finito con la serie, quindi ci vedremo fra 2 giorni con un nuovo gioco. Ciao ciao!